Siamo ovviamente soddisfatti, abbiamo raggiunto quota 12.000. Quando 2 anni fa raggiungemmo quota 10.000 ci sembrava impossibile già allora. Invece sono aumentati del 10% ancora dall'anno scorso e oltretutto, insomma, dal 2012 al 2017 abbiamo avuto un aumento del 50%. Questo ovviamente ci fa piacere, è aumentata la qualità, è aumentato il numero di studenti stranieri, stanno diminuendo gli abbandoni. Tutti risultati positivi, salvo uno, che noi siamo in grado di accogliere, soprattutto in ingegneria, meno della metà di coloro che richiedono di iscriversi, circa 4.500 su 9.500. E questo è da un lato un segnale positivo, perché vuol dire che in tanti vogliono venire a studiare ingegneria, dall'altro in un paese che ha la percentuale più bassa di laureati, noi abbiamo il 25% dei giovani laureati a fronte di una media OCSE che è il 42%, ecco, la missione di un grande Ateneo sarebbe quella, è quella di accogliere il numero massimo possibile di studenti. Noi per garantire la qualità dell'offerta formativa non possiamo far altro, che limitare gli accessi, ma stiamo lavorando per aumentare il numero di studenti, sia con un forte investimento in risorse umane, stiamo aumentando i nostri ricercatori, e poi anche, con un piano edilizio che peraltro sarà quasi completamente autofinanziato, un master plan che ci consentirà di aumentare gli spazi e i laboratori per la didattica.